Piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di venerdì, giornata corrispondente al pianeta Venere, quindi giornata di bellezza, giornata dell'amore, giornata di armonia, ma una giornata particolarmente importante ancora per i segni d'aria. Vediamo cosa hanno da raccontarci gli astri per oggi, venerdì 10 novembre 2023. Prima di avventurarci in questa sintetica analisi delle posizioni planetarie più significative di oggi e via via di seguito come queste si esprimono per ciascun segno zodiacale, ti ricordo come di consueto per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica e, se fa piacere, perché no, anche metterci un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Ora inoltre hai anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonate e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti, riferiti cioè alla posizione del Sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto con l'eventuale partner, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, rapporto con i genitori, con i figli, con gli altri familiari, rapporto con le persone amiche, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, i trasferimenti, i trasporti, i traslochi, lo studio, lo sport, ogni aspetto che sia per te di rilievo. Richiedimi appunto un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che troverai portate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi che ho strutturato in 12 lezioni per consentirti passo dopo passo in maniera graduale di far tue appunto queste tecniche interpretative di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi, che sono appunto la base di questa bellissima mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ma entriamo nel vivo, diciamo giornata importante ancora per i segni dell'aria, quindi persiste questa presenza della luna nel segno della bilancia, si fa marcatamente sentire per i nati la prima e la seconda decade, con questo senso veramente di buona armonizzazione, di facilitazione, di questo impegno per trovare dei punti di mediazione con le persone vicine, negli ambiti privati ma anche nell'ambito professionale. A questa attitudine emotiva che risulta veramente molto spiccata grazie a questa influenza della luna di oggi, va ad aggiungersi quest'oggi questa evoluzione appunto del pianeta appunto per antonomasia della comunicazione, della dialettica, della mente. Parliamo di Mercurio che quest'oggi appunto alle 7:25 del mattino va a spostarsi, va appunto a evolversi nella volta celeste, quindi uscendo dalla posizione che ha rivestito negli ultimi giorni dello Scorpione per entrare appunto nel segno del Sagittario. Quindi rispetto a quei modi magari più ermetici, più così anche taciturni, con questo veramente silenzio attivo per così dire che appunto ha caratterizzato le ultime settimane, c'è questa maggior spontaneità, questa maggior schiettezza, questo senso veramente più ottimista e più facilitativo. Quindi questa sorta di sinergia di oggi con la luna che abbiamo citato porta veramente a credere veramente fermamente di riuscire a trovare soluzioni con facilità, con appunto questo intento di buona armonizzazione. Una luna che appunto se risulta favorevole non soltanto per la bilancia, per i nati appunto la prima e la seconda decade, risulta un po' fastidiosa per i nati la prima e seconda decade del segno contrapposto dell'Ariete, nonché per i nati la prima e seconda decade del segno del Cancro e del Capricorno. Armonizzante viceversa, oltre che per la bilancia, per i nati prima e seconda decade di Acquario e Gemelli. Per quanto riguarda questa evoluzione astrale del Mercurio, non soltanto il Sagittario ne può giovare per i nati i primissimi giorni della prima decade, ma anche i nati i primissimi giorni della prima decade del Leone e dell'Ariete. Quindi questo senso, soprattutto per il Leone, liberatorio dopo le ultime settimane di concentrazione un po' ribasso, con questo Mercurio che diventa addirittura non soltanto non più dissonante, ma addirittura decisamente propizio. Anche per quanto riguarda la forma generale, non vi sono novità di assoluto rilievo, una presenza solare sempre costante nel segno dello Scorpione per i nati la seconda decade, nonché di Marte, quindi
ottimo tenore, ottima energia, ottima carica per i nati, anche la seconda decade del cancro dei pesci, ancora un po' delicata questa posizione per i nati la seconda decade del contrapposto segno del toro, nonché per i nati la seconda decade del leone e dell'acquario. Buone armonizzazioni sempre per quanto riguarda la vita più intima e personale, capacità veramente di vivere con morbidezza il rapporto per i nati la prima decade di bilancia, acquario e gemelli. Momenti così magari un po' troppo quasi mielosi in un certo qual modo per i nati la prima decade dell'ariete, del cancro e del capricorno. Ma entriamo nel vivo con qualche dettaglio in più, segno per segno. Iniziamo da te, ancora un po' meno grintoso del consueto Ariete, graduale ripresa, se non altro per quanto riguarda i nati l'ultima decade, per quanto riguarda il tenore energetico, viceversa a livello di emotività per i nati la prima e la seconda si fanno ancora sentire queste presenze sia di Venere che della Luna, in un certo qual modo quasi in grado di farti così obbligatoriamente, parola un po' strana, parola un po' truce quasi per te, a confrontarti con chi ti è vicino, con le persone cui maggiormente ti tieni, col partner, con chi veramente conta per te. Quindi una sorta di leggero peso in un certo qual modo di questa necessità veramente di confrontarti, di non procedere così a sprombattuto in maniera individuale come te piace, per così dire. Buona forma generale, capacità di gestire in maniera molto strategica le tue energie e anche questo Marte che ti governa, che ti consente allo stesso modo di non procedere con quella briglia sciolta che normalmente ti caratterizza, ma con un'attenzione particolare, una serie di dettagli importanti a livello, appunto, ripeto, strategico, per riuscire poi a ottenere i risultati sperati. Anche per quanto riguarda la vita più intima e personale, ancora buoni equilibri per i nati la seconda e l'ultima decade, una Venere un po' fastidiosa potrebbe ancora farsi sentire per i nati la prima. Per te, costante, coerente Toro, una giornata di evoluzioni astrali di assoluto rilievo, per così dire liberatori, dopo le ultime settimane vissute magari in maniera non troppo ottimale. Buon umore garantito da questa presenza lunare di oggi, che ti consente veramente di ben armonizzarti, di trovare veramente dei punti di intesa, dei punti mediativi con assoluta facilità con chi ti è vicino, sia nel privato che in ambito professionale. Ma l'evoluzione astrale più importante, come anticipato, riguarda gli aspetti più dialettici, più contestuali, gli aspetti più di conversazione, gli aspetti che riguardano anche un po' la professione. Dopo le ultime settimane vissute in maniera non troppo eclatante con questo Mercurio ancora fastidioso, da oggi appunto questo allontanamento con la sua prosecuzione di cammino nella volta celeste rappresenta una sorta di ritorno alla normalità per te, nel modo di comunicare, nel modo di pensare, nel modo di concentrarti. Quindi veramente questa sorta di ripristino appunto di quel senso di equilibrio che magari nelle ultime settimane poteva esserti un po' mancato. Per quanto riguarda la forma generale, sempre buona ripresa per i nati la prima decade, ancora buon equilibrio per i nati l'ultima, mentre per i nati la seconda continuano a farsi sentire queste presenze un po' fastidiose sia del Sole che di Marte. Andiamo avanti con te, frizzante e intelligente Gemelli. Momenti un po' delicati si profilano nella giornata di oggi, soprattutto se appartiene alla prima decade. Il Mercurio che ti governa, specie se appartiene appunto ai primissimi giorni della prima decade, in posizione un po' fastidiosa, potrebbe alterare quella prospettiva equilibrata che normalmente magari riesci ad avere. Quindi questo eccesso di, non dico faciloneria, nel modo di valutare, nel modo di estrinsecare certi tuoi punti di vista potrebbe appunto in questi primi giorni farsi sentire, considerata appunto questa posizione di Mercurio non troppo ottimale per te. Buon equilibrio viceversa per quanto riguarda il tuo stato più emotivo, il modo di rapportarti con le persone cui maggiormente tieni, se appartiene alla prima decade grazie a questo costante favore di Venere, e se appartiene alla prima e alla seconda con questa Luna decisamente propizia che ti consente veramente di trovare con facilità dei punti di accordo, questo atteggiamento mediativo che risulta spiccare in te quanto più possibile. Anche per quanto riguarda gli intenti più concreti e costruttivi, riesci ad avere comunque una spinta giusta, una spinta aggiuntiva in un certo qual modo, anche inaspettata, se appartiene alla prima decade, grazie a questa costante presenza favorevole di Giove, che seppure rallentato nel suo retrocedere nella volta celeste, risulta comunque positivo per te.
Per te sensibile ed emotivo Cancro, energie astrali dai connotati un po' altalenanti ti regalano una giornata con buoni input dall'altro e con qualche energia un po' da rielaborare dall'altro. Dal punto di vista emotivo, proprio la luna che ti governa continua a farsi sentire con questo effetto magari un po' fastidioso se appartiene alla prima e la seconda decade, unitamente anche la presenza di Venere che ancora per i nati la prima decade è motivo di magari leggere difficoltà di armonizzazione appunto con coloro a cui maggiormente tieni. Decisamente migliore la forma generale, il tuo modo di scegliere, di procedere, di agire se appartiene alla seconda decade, con questa spinta ancora positiva sia del Sole che di Marte, che ti consentono veramente di dar fondo in un senso positivo alle tue energie pur di ottenere quei risultati che ti sei prefissata e prefissato. Evoluzione astrale anche per quanto riguarda la presenza di Mercurio, che ti ha favorito negli ultimi giorni, che adesso in un certo qual modo nel suo proseguire il suo percorso nella volta celeste è come se ti inducesse magari a distaccarti almeno temporaneamente da alcune tue certezze per così allargare il tuo raggio visivo in una maniera magari che potrebbe non appartenerti, ma perché no, essere anche interessante per te. Andiamo avanti con te, maestoso e carismatico Leone, puoi finalmente tirare un sospiro di sollievo con queste evoluzioni astrali di oggi che non soltanto rappresentano un momento liberatorio per te, ma addirittura propizio. Parliamo innanzitutto di quell'aspetto più dialettico, più concettuale, di pensiero, di estrinsecazione dei tuoi punti di vista che appunto nell'ultimo periodo, soprattutto se appartiene all'ultima decade, potevano essere risultate non troppo ottimali. Da oggi infatti questa evoluzione di Mercurio rappresenta un momento di ottima ripresa, con energia veramente positiva, con questo senso veramente più che mai di spiccato ottimismo, di capacità da parte tua di coinvolgere con molta facilità il tuo uditorio, sia che si tratti di contesti professionali che privati. Quindi avanti tutto con questo Mercurio finalmente a te propizio. Anche per quanto riguarda la forma generale, graduale evoluzione delle posizioni sia del Sole che di Marte, ancora quest'oggi si fanno sentire una maniera così un po' fastidiosa per i nati la seconda decade, mentre c'è una buona ripresa per i nati la prima e ancora un buon equilibrio per i nati l'ultima. Buona facilità di armonizzazione con le persone cui maggiormente tieni, chi ti ama, chi ti vuole bene, specie se appartiene alla prima decade, con questa spinta propizia di Venere che veramente ti spiana la strada, ti consente veramente di trovare i punti d'accordo con chi ci tiene a te con molta facilità. Per te metodica e razionale Vergine, evoluzioni astrali un po' delicate rispetto all'ottimale periodo vissuto nelle ultime settimane. Parliamo innanzitutto di questa presenza del Mercurio che ti governa, che appunto nel suo evolversi dei movimenti nella volta celeste, da quest'oggi, dopo averti favorito nell'ultimo periodo, risulta non troppo favorevole, specie se appartiene ai primissimi giorni della prima decade, momenti in cui il tuo modo obiettivo, molto così disincantato di osservare le situazioni, di fare le tue valutazioni, potrebbe in un certo qual modo venir meno con questa modalità magari non così equilibrata, magari un po' non del tutto aderente alla realtà che stai osservando. Una cosa molto transitoria, però appunto soprattutto per i nati, appunto i primissimi giorni della prima decade, potrebbe farsi sentire in questo modo, specie in ambito professionale, ma più in generale anche nel privato. Buona armonizzazione per quanto riguarda i rapporti cui maggiormente tieni, specie se appartiene alla prima e anche alla seconda decade, e buon tenore energetico ancora quest'oggi per i nati la seconda decade, grazie a questa ancora presenza positiva sia del Sole che di Marte. Opportunità di dare struttura, dare forma ai tuoi intenti più di rilievo se appartieni alla prima decade, con questa facilitazione riconducibile alle buone energie di Giove. Andiamo avanti con te, estetica e creativa Bilancia, ancora una giornata decisamente molto positiva grazie alla presenza sia di Venere che della Luna nel tuo segno, che si fanno marcatamente sentire se appartiene la prima e anche la seconda decade. Quindi quegli intenti che normalmente già sono al centro della tua attenzione di mediazione, di trovare dei punti d'accordo con le persone con cui interagisci nell'ambito privato e in ambito professionale, si fanno sentire in maniera ancora più marcata in un senso
più che mai positivo per te. Quest'oggi poi c'è anche questa evoluzione astrale di Mercurio che in un certo qual modo è come se ti dasse questa spinta giusta, questo senso veramente ottimistico per veramente raggiungere questi buoni accordi con ancora maggior facilità o comunque la capacità di riuscire a farlo con molta scioltezza rispetto al tuo standard abituale, già comunque ottimale. Buona energia per i nati la seconda decade a livello del tenore energetico, con ancora quest'oggi questa presenza del Sole e di Marte che ti consentono veramente di osare anche in un certo qual modo, anche di farti valere non in un senso combattivo, non in un senso aggressivo, ma semplicemente usando tutte le modalità, tutti i mezzi a tua disposizione pur di raggiungere un obiettivo che ti sei prefissata e prefissato. Per te strategico e inconscio Scorpione, una giornata che rappresenta una sorta di leggero rientro nella normalità rispetto all'ultimo periodo che puoi aver vissuto in maniera molto più intensa, molto più sentita, molto più presente in un certo qual modo. Infatti quest'oggi alle 7:25 del mattino Mercurio si allontana, si congeda da te per proseguire il suo percorso nella volta celeste, quindi a livello mentale è come se ci fosse una sorta di maggior apertura rispetto a quei mondi più impliciti e interiori che sono stati un po' il centro della tua attenzione nelle ultime settimane. Puoi comunque continuare a contare sui favori sia del Sole che di Marte, specie se appartieni alla seconda decada ancora quest'oggi, con questa capacità veramente di adoperarti, di utilizzare tutte le risorse a tua disposizione per ottenere certi risultati con grande strategia, con grande capacità veramente anche combattiva, ma non di fuoco, più che altro veramente con questa modalità di osare, per così dire, dietro le quinte pur di raggiungere quelle mete che sono per te di rilievo. Quindi ancora avanti tutta con questo tipo di atteggiamento, sia nel privato ma ancora più in ambito professionale, e per quanto riguarda la armonizzazione, la facilità di intesa con le persone cui maggiormente tieni, sempre positiva questa presenza di Venere, almeno se appartieni alla prima decade. Proseguiamo con te ottimista, avventuroso, sagittario, più che mai nella giornata di oggi, soprattutto se appartieni ai primissimi giorni della prima decade. Questa evoluzione astrale di Mercurio rappresenta un momento importante in questa stagione autunnale, specie appunto se appartieni ai primissimi giorni della prima decade, con questa capacità da parte tua, con l'entrata nel tuo segno appunto dell'astro della comunicazione, di veramente, come si suol dire, pensare positivo, di coinvolgere con grande positività le persone che ti sono vicine, anche con un senso di dinamismo, con un senso anche di attenzione a tutta una serie di contesti filosofici, di veramente culture lontane, quell'atteggiamento che già normalmente ti caratterizza di base, che risulta ancora più spiccato da oggi rispetto al consueto. Buona forma in generale se appartieni alla seconda decade, con una presenza di questo sole autunnale comunque positiva, e anche dal punto di vista delle decisioni da prendere, delle azioni da compiere, sempre se appartieni alla seconda decade, ancora quest'oggi, capacità veramente di osare, di andare a fondo senza lasciare nulla di intentato. Buona armonizzazione nei rapporti interpersonali per i nati la prima decade, con questa presenza di Venere che veramente colora di pennellate molto morbide i rapporti con coloro che sono maggiormente importanti per te. Per te pragmatico e concreto Capricorno, c'è una sorta di mutamento di atteggiamento a livello mentale, a livello dialettico rispetto all'ultimo periodo. Questa evoluzione astrale di Mercurio nella volta celeste, infatti, come se spostasse la tua attenzione su un piano più esplicito, più fra virgolette anche ottimista rispetto a quel modo prudente che normalmente hai di rapportarti, di concepire le varie situazioni. Quindi evoluzione astrale di Mercurio è sicuramente importante, specie se appartiene ai primissimi giorni della prima decade, che ti consente veramente di guardare, non dico con gli occhiali rosa, ma sicuramente con un atteggiamento molto più possibilista, molto più positivo ogni situazione. Soltanto per quanto riguarda la vita più intima e personale, ancora qualche momento delicato se appartiene alla prima decade, con questa Venere ancora un po' fastidiosa, e a livello umorale se appartiene alla prima e alla seconda decade, questa presenza della Luna ancora un po' infastidente potrebbe alterare appunto sensibilmente il tuo umore. Buona forma generale, capacità di impegnarti a fondo, di dare veramente un peso al tuo agire se appartiene alla seconda decade, con questa presenza del Sole e di Marte che ti consentono veramente di avere questa sorta di riserva di energia pur di raggiungere certe mete che ti sei prefissata e prefissato. Anche per quanto riguarda la tua capacità di concretizzazione, sempre ottimizzante, con una spinta aggiuntiva se appartieni alla prima decade.
Proseguiamo con te, frizzante e anticonformista, acquario, evoluzioni astrali di assoluto rilievo nella giornata di oggi, soprattutto sul piano dialettico, a livello di concentrazione, considerato appunto questo importante spostamento di quel mercurio che nell'ultimo periodo può averti un po' infastidito a livello mentale, a livello appunto di concentrazione, che quest'oggi addirittura non soltanto ti libera della sua fastidiosa influenza, ma diventa addirittura a te propizio. Quindi uno slancio aggiuntivo, una sorta di dinamismo rinvigorito, specie se appartieni ai primissimi giorni della prima decade, con questa capacità veramente di metterti in gioco come magari nelle ultime settimane non eri riuscita a fare. Quindi positiva evoluzione, un atteggiamento anche molto coinvolgente nel modo di comunicare nei confronti di chi ti è vicino, con questa spinta decisamente molto favorevole finalmente di Mercurio. Soltanto per quanto riguarda la tua forma generale, se c'è una buona ripresa per i nati della prima decade e ancora un buon equilibrio quest'oggi, se appartieni all'ultima decade, un Marte, un Sole un po' fastidiosi potrebbe farsi sentire ancora se appartiene alla seconda decade, quindi una sorta di invito alla, non dico prudenza, ma sicuramente a saggiamente amministrare le tue forze, onde evitare appunto di trovarti in situazioni un po' squilibrate. Concludiamo con te, fantasioso e profondo pesci, ancora una giornata di evoluzioni astrali alquanto delicate potrebbe farsi sentire se appartiene alla prima decade. Infatti questa presenza di Mercurio, che nelle ultime settimane ha dato tutta un'energia decisamente positiva favorendoti quanto non mai, dalla giornata di oggi, se appartiene ai primissimi giorni della prima decade, potrebbe alterare appunto il flusso delle tue idee, le tue valutazioni, che appunto potrebbero risultare a livello mentale e dialettico non così obiettive come di consueto. Una cosa molto transitoria, però appunto a livello concettuale e mentale questa evoluzione astrale di Mercurio potrebbe farsi sentire per te in questo senso. Decisamente più positive le presenze del Sole, questo Sole autunnale che continua a essere decisamente molto positivo se appartiene alla seconda decade, e ancora quest'oggi anche la presenza di Marte, che ti consente veramente di adoperarti come non mai per ottenere certi risultati, con un fare molto attento ad ogni dettaglio che non ti lasci sfuggire, pur di raggiungere appunto quelle mete, quegli obiettivi che ti sei prefissata e prefissato. Obiettivi che riescono a essere quanto mai concreti se appartiene alla prima decade, con questa facilitazione in un certo qual modo nel loro raggiungimento grazie alla costante presenza, seppur rallentata, di Giove. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me su Astrolove. Come di consueto ti ricordo, per aiutarmi a crescere sempre più con questo mio canale, a poter produrre per te contenuti sempre più belli, curati e accattivanti, qualora ancora non avessi fatto, di iscriverti al mio canale, lasciare un like sotto questo video, attivare la campanella per non perderti nessuna notifica, e se ho piacere, perché no, anche metterci un commento qui sotto, nonché a condividere questo video. Ora inoltre anche la possibilità più che mai concreta di sostenermi abbonandoti al mio canale, avendo così accesso a tutta una serie di contenuti esclusivi che ho concepito appositamente per te abbonata e abbonato, nonché ad altri privilegi che trovi tutti ben descritti sia nel mio astroblog che in un video specifico dedicato all'argomento. Inoltre, al di là di questi oroscopi per così dire generalisti, riferiti cioè alla posizione del Sole nella volta celeste al momento della tua nascita, quindi il tuo segno zodiacale o eventualmente il tuo ascendente, puoi indagare se lo desideri su ogni altro aspetto del tuo percorso di vita che ti stia particolarmente a cuore, dal classico amore, rapporto con l'eventuale partner, con chi ti ama, con chi ti vuole bene, rapporto con i genitori, con i figli, con gli altri familiari, rapporto con gli amici, con i colleghi di lavoro, il lavoro stesso, la tua realizzazione professionale, il business, gli investimenti, il denaro, la fortuna, la casa, gli spostamenti, i viaggi, lo studio, lo sport, ogni aspetto che sia per te di rilievo, richiedendomi un consulto personalizzato in privato, sempre secondo le modalità che trovi riportate nel mio astroblog. O se invece addirittura volessi acquisire in prima persona queste tecniche interpretative dal punto di vista astrologico, puoi partecipare ai miei corsi online on demand di astrologia, comodamente da casa tua, dei percorsi strutturati in 12 lezioni per consentirti in prima persona di entrare in possesso appunto di queste chiavi di comprensione, di questi movimenti planetari di cui ti parlo anche in questi oroscopi, che sono appunto la base di questa meravigliosa mantica che è l'astrologia. Trovi sempre tutte le indicazioni per potervi partecipare nel mio astroblog. Ti ringrazio ancora, ti do appunto
appuntamento come di consueto per il mio oroscopo giornaliero, sempre qui sul mio canale A Domani, e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!